Quella domenica mattina, l'11 dicembre del 2022, io e mia moglie Eliana siamo andati al bar Il Posto Giusto, che sta tra Fidene e Colle Salario, a Roma, perché nel gazebo del locale avevamo organizzato l'assemblea di condominio del consorzio Valle Verde. Noi due condomini ci siamo seduti nell'ultima fila. Davanti c'era il tavolo con i consiglieri di amministrazione, il CDA. L'assemblea è iniziata come al solito, ma improvvisamente, appena 5 minuti dopo, è entrato un altro condomino, un tale Claudio Campiti. Ha chiuso la porta dietro di sé e ha estratto dalla tasca una pistola, gridando «Vi ammazzo tutti, vi ammazzo!». La pistola gli si è inceppata. Allora lui ha scarrellato per ricaricare e l'ha puntata contro la prima donna seduta al tavolo del CDA e le ha sparato al centro del petto. Poi ha colpito la seconda donna e poi la terza. Una condomina, Elisabetta, si è alzata in modo istintivo ed è andata verso di lui come per fermarlo. Lui se n'è accorto e ha sparato anche a lei. Poi si è voltato verso il tavolo del CDA per continuare con loro. Ha sparato alla signora Bruna, ferendola al torace. Solo a quel punto si è distratto un attimo e Silvio, un altro condomino, è riuscito a saltargli addosso e gli ha preso la mano con la pistola. È partito un colpo e Silvio è rimasto ferito al volto, ma non ha mollato la presa. Intanto sono arrivate altre persone e per fortuna lo hanno immobilizzato e disarmato. E lui, a terra, con i condomini addosso, ancora urlava «Vi ammazzo tutti, bastardi, vi ammazzo!». Questo è il crudele resoconto di Franco Antonelli, uno dei sopravvissuti alla strage di Fidene, un quartiere situato nell'estrema periferia nord-est di Roma, più caratterizzato dal cemento che dal verde. 5 minuti di terrore accaduti in una domenica mattina come tante, ma che hanno portato alla morte di 4 donne, Sabina Sperandio, Elisabetta Silenzi, Nicoletta Golisano e Fabiana De Angelis, con 3 feriti. Un massacro che senza il coraggio degli altri condomini avrebbe potuto avere conseguenze ancora più devastanti. Infatti, Campiti aveva con sé 170 proiettili, 2 caricatori, un coltello subacqueo in una fondina legata al polpaccio e un coltello a serramanico in tasca. Oltre a tutto questo, portava con sé un carico di odio. Quella mattina, sotto un cielo grigio e umido di pioggia, all'interno di quel contesto periferico, c'erano 32 condomini e lui avrebbe voluto ucciderli tutti. Non aveva pianificato di essere fermato. Il suo intento era sparare e poi fuggire. Infatti, aveva con sé 3 zaini contenenti i suoi effetti personali, compreso il passaporto, le ciabatte da mare e un costume da bagno. Portava con sé anche lettere e cartoline dall'Ucraina, dove viveva una sua amica, Irina. Forse intendeva raggiungerla e iniziare una nuova vita lì. Il motivo dietro questa strage? Assurdo. Dispute insignificanti su questioni relative alle fogne, all'acqua e questioni condominiali irrisolte che si erano accumulate nel tempo, insieme a denunce contro coloro che ormai lui considerava bastardi mafiosi. La signora Bruna, una dei feriti, aveva già scritto in precedenza agli inquirenti per segnalargli. Campiti vive in un rustico privo di collegamento all'impianto fognario, in un ambiente la cui destinazione d'uso è una cantina, quindi inabitabile. In tutto questo nessuna autorità prende o ha preso un provvedimento. Nessuna anima. Il rustico, un cubo di cemento armato e incompiuto, è situato all'interno di un complesso residenziale nelle vicinanze di Rieti. Si erge tra i borghi di Ascrea e Rocca Sinibalda, con vista sul lago del Turano, avvolto nei boschi. Un piccolo paradiso terrestre che Campiti considerava l'inferno, poiché affermava «qui lo Stato getta via il codice penale». Una situazione ormai insostenibile, destinata a esplodere. Nessuno avrebbe mai immaginato che avrebbe portato a una tragedia simile. Campiti era infuriato, certo, ma nessuno lo aveva mai visto armato. Come aveva fatto allora quella mattina ad avere pistola e proiettili, lui che non aveva nemmeno il porto d'armi? La risposta è drammaticamente semplice. Alle 8:55, prima di dirigersi verso il quartiere di Fidene, Campiti era passato dal poligono di Tor di Quinto, dove era solito praticare tiro al bersaglio ogni settimana da 4 anni.
la mia solita Glock, aveva detto all'addetto dell'armeria. Egli gliene aveva fornita una. Campiti, però, non si era recato a sparare ai bersagli come al solito. Era uscito tranquillamente dal cancello, quasi come se fosse diventato invisibile. Nessuno lo aveva seguito, né aveva verificato se fosse rimasto all'interno. Per questo motivo, il processo a Claudio Campiti, appena iniziato sotto la presidenza della giudice Paola Roia, vede tra gli imputati anche Giovanni Maturo e Bruno Ardovini, i responsabili del poligono di tiro di Tor di Quinto. Grazie agli avvocati delle parti civili, Fabrizio Gallo, Francesco Innocenti e Massimo Duca, verranno chiamati a testimoniare anche il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, e il ministro della Difesa, Guido Crosetto. Le federazioni di tiro a segno e i due ministeri saranno chiamati a rispondere come responsabili civili per negligenza di controllo. Si chiederà ai ministeri di risarcire i danni alle famiglie delle vittime. Il poligono di Tor di Quinto, inaugurato nel giugno del 1891 da re Umberto I, famoso per le sue battute di caccia, era noto per essere un luogo poco sicuro, e si sapeva. 10 anni prima della strage di Fidene, era già accaduto un simile evento. Un uomo aveva ritirato una pistola al poligono e aveva poi compiuto una rapina a Firenze. Nessuno lo aveva fermato e soprattutto non erano state riviste le norme di sicurezza della struttura. Tanto è vero che 10 mesi prima della strage, il poligono era ancora considerato un luogo pericoloso. Pur essendo in regola con i permessi, il 21 febbraio la questura di Roma aveva ricevuto una lettera dal dirigente di polizia Alessandro Gullo, che segnalava gravi problemi di sicurezza all'interno del poligono. La polizia stava investigando su un individuo che aveva minacciato in una chat di perpetrare una strage in Vaticano, dichiarando che avrebbe procurato armi proprio presso il poligono, una mossa simile a quella compiuta da Campiti a dicembre. Il dirigente aveva pertanto avviato un'indagine e successivamente comunicato alla questura il funzionamento interno della struttura. Si è appreso che il tesserato che intende affittare l'arma ne fa richiesta direttamente all'armeria interna, poi acquista e ritira il munizionamento in un altro ufficio limitrofo e in autonomia, senza essere controllato o accompagnato, esce dalla struttura principale e attraverso il cortile si reca alla linea di tiro. Al termine, sempre in autonomia, riconsegna all'armeria l'arma. L'ingresso e l'uscita non sono vigilati. Inoltre, l'armeria dove si ricevono le armi si trova in prossimità dell'uscita e ciò renderebbe molto facile a malintenzionati portare via dal poligono l'arma e le munizioni appena ricevute. A parere dello scrivente, onde evitare il rischio, la direzione potrebbe consegnare e ritirare le armi direttamente sulla linea di tiro. Si resta in attesa di superiori indicazioni. Il dirigente ha scritto nuovamente ad agosto, rimanendo in attesa di un riscontro, che purtroppo non è mai arrivato. Nessuna azione è stata intrapresa nei successivi 10 mesi. «Datemi la mia Glock», dirà Campiti l'11 dicembre. E quelli gliela daranno senza battere ciglio. Chi ha armato la sua mano, ora, sarà chiamato a rispondere?